Prevenzione cardiovascolare e cardiofitness, due nomi che possono sembrare complicati, ma in realtà stiamo parlando di cose molto semplici che può fare chiunque sia seduto sul divano in questo momento. Questa sera so che è una puntata che vi sta molto a cuore, infatti ci avete scritto sulla pagina, addirittura mi sono arrivate delle email con delle domande per il dottore. Non anticipiamo nulla per chi non abbia mai visto il personaggio qua al mio fianco, che reputo uno, come c'è scritto anche sotto, mi hanno scritto la stessa cosa che penso, uno dei massimi esponenti italiani per quanto riguarda la medicina anti-aging, ancora prima un grande uomo, vi spiego poi anche perché. Devo fare però due piccole marchette pubblicitarie che mi hanno detto di fare, quindi le faccio. Allora, la prima è che siccome c'è stato qualcuno che non sa bene qual è il gruppo dove facciamo questo giochino prenatalizio per evitare, tra virgolette, facciamo così, per prepararci bene al Natale, quindi 3 ore di plank tutti insieme, dal 17 dicembre al 24, parte questa sfida nel gruppo allenamento per la tiroide, ok? È quello il gruppo privato dove avverrà, quindi per chi non c'è su questo gruppo dovete fare l'accesso. Che cosa, cioè, di cosa parleremo? Intanto salutateci nei commenti, ho visto già che c'è qualcuno, buonasera Antonella, buonasera Sabrina. Che cosa faremo su questo gruppo? Semplicemente andremo a fare, io andrò a postare 1 minuto di plank al giorno, chi vuole ci può postare tutti i loro minuti e sommeremo tutti i minuti in modo da riuscire a fare in una settimana 3 ore complessive di plank, ok? E mi sono arrivate delle domande, mi è arrivata la domanda, ma io che ho l'osteoporosi posso fare il plank? Allora, chiunque può fare il plank riadattato, ok? Non vi fate dei problemi se avete dei problemi particolari o altro. Certo è che se davvero avete delle patologie particolari alla colonna che non siano osteoporosi, poi magari ne parleremo con Francesco di questa cosa, ma che siano delle patologie particolarmente invalidanti, cioè chi non riesce per esempio ad arrivare alle punte dei piedi e sente un dolore fortissimo, altro sta un po' più attento, può semplicemente appoggiare le ginocchia a terra, appoggiando le ginocchia a terra e contraendo la zona dell'addominale, il plank lo può fare anche mio nonno di 90 anni, quindi non vi preoccupate. L'unica cosa che io vorrei arrivare a queste 3 ore, i presupposti, ho visto le persone che hanno risposto sotto, sono tante, e quindi sotto al post che abbiamo fatto, quindi ci arriviamo a mani basse, l'importante è essere regolari in questi 7 giorni, quindi cercare di fare ognuno il suo, anche perché io vi dico che posso arrivare anche a 2 o 3 minuti al giorno, ma non credo di più perché non ho sviluppato questo splendido gesto nei miei allenamenti, non ho fatto un allenamento particolare per il plank. Detto questo, c'era un'altra cosa che vi volevo dire, importante, che buonasera anche a Simona, e tra pochi secondi io lascerò lo scettro a Francesco. Vedo che mi si è tutto fermato, allora provo ad uscire. No, no, So adesso se mi state ti sentendo. risente. Sì, Eccomi. ti si risente. Ti si Ok, risente bene. mi si sente bene, perfetto. Allora, stavo dicendo che tra pochi secondi lascerò lo scettro a Francesco qua al mio fianco e io mi metto veramente in platea per ascoltarlo perché mi fa davvero tanto piacere oggi che sia qua con noi. Soprattutto non vedo l'ora di ascoltarlo perché è come se mi sedessi davvero al cinema ad ascoltare una fiaba. E credetemi che come racconta, ci spiegherà le cose lui, poche persone in Italia lo fanno. Per me è sempre un gran piacere. Benvenuto Francesco, benvenuto qua con noi. Grazie Davide, troppo buono nella tua presentazione. Sono sincero, esattamente come lo sei tu, esattamente come lo sei tu. All'inizio temevo di fare 3 ore di plank come preparazione. Ho detto, però 3 ore sono un po' tantina, anche se il record del mondo credo che sia oltre le 8 ore. Sì, 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 sì. Stabilite. Io avrei Abbiamo con anche noi anche un voglia. grande amico. Abbiamo con noi anche un grande amico questa sera, Giorgio, che è stato qualche tempo fa qua con noi.
Ah, Giorgio, sì, Giorgio, che scrive, grandissimo grandissimo amico. Francesco, uno dei più grandi medici a 360, a 360 gradi, docente della nostra scuola di alta formazione, certo. Sì. Certo, tra l'altro proprio recentemente per la scuola alta formazione di epigenetica ho fatto proprio una lezione, ho tenuto una lezione sulla cardioprotezione e cardiofitness. Quindi sono, Certo, diciamo, certo. fresco nell'argomento ed entro un po' nel vivo. Le patologie cardiocerebrovascolari, perché non sono solo cardiovascolari, ma cardiocerebrovascolari, sono tra le più diffuse e le più invalidanti in assoluto, di gran lunga le più frequenti, surclassano di parecchie, decine e decine di migliaia di unità anche le patologie oncologiche e tutte le altre. Quindi l'attenzione deve primariamente rivolgersi alla prevenzione degli incidenti cardiocerebrovascolari. E quindi parlare di prevenzione è fondamentale per evitare il cosiddetto rischio cardiovascolare. Il rischio cardiocerebrovascolare deriva da che cosa? Da una sofferenza dell'endotelio. Cos'è l'endotelio? L'endotelio è la parete di rivestimento dei vasi. Molto importante perché oggi è considerata la stregua di un organo endocrino che produce sostanze vasocostrittrici e vasodilatanti, tra cui il famoso ossido nitrico, che è la più potente sostanza dilatante, vasodilatante che esista. Mentre una sostanza vasocostrittrice è l'endotelina, poi vabbè, poi ci sono delle catecolamine che hanno azione vasocostrittrice come l'adrenalina e altre ancora. Ci deve essere un equilibrio. Come in tutte le cose ci vuole omeostasi, equilibrio. Se questo equilibrio viene perso a scapito delle sostanze vasodilatanti e magari subentra anche uno stato infiammatorio, la cosiddetta infiammazione cronica silente associata a uno stress ossidativo prolungato, ecco lì che si instaura una disfunzione endoteliale che è alla base poi delle patologie cardiocerebrovascolari. Quindi il primum movens, come dico io, la prima causa è questa disfunzione della parete dei vasi arteriosi eminentemente. Quindi questo deve essere chiarito in primis. Certo. Poi Cosa noi c'è da dire? abbiamo, sì, abbiamo poi dritti poi a quello che è un po' la tua missione, che poi Sì, mi piace certo. molto la tua mission, no? Di quello che fai, del quale fai promozione da una Esatto. vita. Allora, come possiamo noi ridurre questo rischio e abbattere diciamo, la possibilità di una disfunzione endoteliale? Operando sui tre pilastri fondamentali del benessere, della salute, dell'invecchiamento in salute. Il primo pilastro è l'alimentazione, ovviamente secondo natura, è chiaro, non secondo le mode, no? Secondo natura, secondo quello che ha dettato da migliaia di anni, milioni di anni la natura. L'attività fisica costante, perpetua e duratura. E il terzo pilastro fondamentale, forse più difficile soprattutto in questo momento, è una gestione dello stress con l'evitamento o perlomeno la riduzione dei fattori di disagio, perché questo porta ad avere tutta una serie di parametri negativi che possono portare allo stress ossidativo, all'infiammazione, all'aggressione, al disequilibrio ormonale. Ricordiamo che nel nostro corpo non esistono compartimenti sani, tutto è in armonia, è una meravigliosa sinfonia. Basta che uno strumento non sia accordato, ne risente tutta l'orchestra. Questo deve essere considerato. Quindi la Certo. cosiddetta visione, anche se a me non piace il termine a 360 gradi che è abusato, però una visione globale, una visione completa. Allora, per poter, diciamo, mantenere il nostro cuore, il nostro cervello, i nostri vasi in salute, cosa dobbiamo fare? Beh, innanzitutto
dobbiamo conoscere quali sono i veri fattori di rischio e non è il colesterolo totale, lo diciamo subito. Ecco. Siccome la prima domanda sarà, ma io ho il colesterolo a 220, quindi ho un alto rischio? No, non si ha un alto rischio solo per avere il colesterolo a 210, 220, 230. Ci vogliono tanti altri parametri che devono essere in disequilibrio. Uno dei più importanti, poi io ne ho evidenziati 20, immaginate, sulla base di questi 20 con alcuni colleghi abbiamo individuato un indice di rischio numerico molto interessante. Uno dei più importanti è l'ossidazione delle LDL. Cosa sono le LDL? Il cosiddetto colesterolo cattivo. Poi vabbè, sono termini sì, che vanno presi un po' con le molle, no? Perché comunque per certi versi anche le LDL sono benefiche. Però quando certo, si ossidano, sarebbe le frazioni piccole del colesterolo, vengono dette small dense, piccole dense, che si ossidano, queste rappresentano la prima causa della formazione della placca, la famosa placca aterosclerotica, no? Che quando aggetta all'interno del lume vasale, diciamo, dell'arteria, può creare una stenosi, un'occlusione, poi se c'è un disgraziato giorno, un fatto infiammatorio che porta alla fessurazione della placca, la placca si distacca, c'è la formazione di un trombo, quindi poi si possono avere degli effetti anche nefasti come l'infarto o l'ictus. Allora, è chiaro che bisogna evitare l'ossidazione dell'LDL, che è uno dei fattori più importanti, non è il cosiddetto colesterolo totale. E quindi bisogna avere un equilibrio tra la produzione di radicali liberi, che sono ossidanti, e le nostre difese antiossidanti. Quindi è chiaro che può essere di ausilio anche un'integrazione specifica in questo senso, che rappresenta un po' una quarta tessera del mosaico del benessere, perché anche una, diciamo, un'integrazione di antiossidanti mirati può essere utile per abbassare il rischio cardiovascolare. Ma qual è? Chiaramente con una supervisione, no? Sì, beh, logico, il fai da te in questo caso è sempre sbagliato. Ma qual è, diciamo, l'antiossidante per eccellenza che possiamo utilizzare? Un'attività fisica mirata. Ecco, siccome a me mi sta a cuore molto il cardio fitness, allora l'attività fisica, che non deve essere né estrema, perché non si deve passare da un eccesso all'altro, no? Io la chiamo attività fisica ormetica. Cosa si intende per ormetica? Al di sopra del quale si hanno malefici e al di sotto del quale non si hanno benefici, no? Deve essere la giusta attività fisica, consente di attivare le nostre difese antiossidanti endogene. Noi abbiamo dei meravigliosi enzimi che sono antiossidanti, ve ne nomino qualcuno, la superossido dismutasi, il sistema del glutatione. Ebbene, questi sistemi, in particolare la superossido dismutasi, si attivano con l'attività fisica, e quindi l'attività fisica non serve solo per far crescere il muscolo, per avere un aspetto fisico gradevole e diciamo per contrastare l'osteoporosi, visto che qualcuno prima ha parlato di osteoporosi, ma anche certo, per attivare le nostre difese antiossidanti e migliorare la salute mitocondriale. I mitocondri sono i motori energetici delle cellule e rappresentano le fucine dove si produce la nostra moneta energetica, che è l'ATP. Quindi vedete certo, quanto è importante l'attività fisica. L'attività fisica deve essere fatta in modo ovviamente oculato. E che cosa dobbiamo allenare, caro Davide, tu lo sai meglio di me? Dobbiamo allenare tutte le componenti. Dobbiamo allenare la forza, e la forza è importante per contrastare l'invecchiamento della massa magra, quindi ossa, muscoli, articolazioni, è chiaro, no? Altrimenti poi diventiamo certo, sarcopenici, cioè privi di massa muscolare, diventiamo osteoporotici, quindi con una densità ossea minore, se l'osso si va a maratoneti, voglio esatto, lanciare un po' una cosa.
Esatto, Io quindi porto sempre l'esempio dell'identica percentuale di massa grassa che ci può essere tra un bodybuilder e un maratoneta, ma in modo evidente, di fronte a due foto che li comparano, siamo di fronte a due organismi diversi. assolutamente diversi. Uno ha esasperato l'attività di forza e quindi ha lavorato magari solo sul comparto dell'ipertrofia muscolare. L'altro ha lavorato eccessivamente, perché poi il maratoneta spesso esagera, si può esagerare, ha lavorato sull'aspetto della resistenza, quindi sicuramente sarà molto più allenato dal punto di vista cardiovascolare, dal punto di vista delle capacità polmonari, poi entriamo nel vivo, no? Di che cos'è che bisogna Certo. soprattutto allenare, però bisognerebbe cercare invece di allenare tutte le componenti, quindi la forza, la resistenza, l'elasticità o flessibilità, l'equilibrio, nessuno allena mai l'equilibrio, la Quanto è coordinazione importante per motoria. un soggetto osteoporotico allenare l'equilibrio? Fondamentale, perché spesso la perdita di equilibrio porta ovviamente a cadute, poi una è osteoporotico e quindi poi si frattura o la vertebra o la costa o il femore. La causa spesso è la perdita di equilibrio soprattutto dei muscoli posturali, quindi bisognerebbe allenare soprattutto i muscoli posturali. Sappiamo l'importanza dei muscoli situati nel polpaccio, no? Che andrebbero allenati con un banale esercizio che si chiama CALF, tu lo conosci molto bene, Certo. poi esercizi anche monopodalici, occhi chiusi, occhi aperti, però io vedo poca gente che allena l'equilibrio. Nei miei corsi di medicina anti-aging teorico-pratica, una parte viene dedicata anche all'allenamento di equilibrio, non solo di forza, resistenza, forza pliometrica, eccetera. Ma veniamo E poi c'è all'aspetto, anche diciamo. tutto quel sistema neurale che con gli anni va a perdersi, che attraverso l'allenamento nervoso, da intendersi proprio la capacità di orientamento spazio-temporale, quindi tutte quelle qualità che andiamo a perdere. Tu hai parlato dell'equilibrio, ma dietro a quelle c'è un mondo di capacità che però non vengono fuori, no? Non si vedono allo specchio, ma sono fondamentali soprattutto in un soggetto che, se dovesse andare a inciampare o cadere e rompersi una gamba, rischia la vita. Certamente, quindi anche lì certi tipi di adattamento, allenamento all'adattamento, io lo chiamo allenamento in condizioni ostili, cioè non nel caldo della palestra o nell'ambiente casalingo, sembra nella zona di comfort, ma cerchiamo anche di uscire dal guscio e andare ad allenarci in un ambiente, tra virgolette, ostile, vi chiedo di andare in Amazzonia, logicamente. Però, che ne so, andare a allenarvi nel bosco, andare su una spiaggia, andare a allenarvi in un ambiente, diciamo, non tradizionale, un po' al di fuori degli schemi, e lì si allenano le capacità di coordinazione, di equilibrio, temporo-spaziale, cioè tutte queste cose che normalmente vengono disattese e trascurate. Prima Ma hai parlato cos'è? prima hai Dimmi. parlato di antiossidanti endogeni. Il fatto di allenarsi in questo periodo al freddo, cosa succede all'interno del nostro corpo? Cioè, c'è questa produzione, no, di antiossidanti endogeni per resistere a un'intemperie, che era poi quello che accadeva tanti anni fa, no? Centinaia di anni fa. Certamente, guarda, proprio ieri o l'altro ieri, adesso non mi ricordo, ho messo su Facebook una fotografia di una temperatura negativa, -1, sono andato in canoa anche con temperature negative, magari un altro se ne stava a casa, che ne so, a vedere la televisione sul divano, ma è questo, cerchiamo di sforzarci e andare anche a allenarci in condizioni non, come dico io, ostili, quindi al freddo, perché il freddo cosa fa? Intanto ha un'azione lipolitica, tra l'altro viene messo in relazione con la produzione di un ormone che è stato recentemente scoperto, non è da tanti anni, che si chiama irisina, non so se qualcuno l'ha mai sentito nominare. Questa irisina viene liberata dall'attività fisica, ma principalmente nell'allenamento al freddo. Tra l'altro il freddo facilita anche la trasformazione del grasso bruno, scusate, del grasso bianco in grasso bruno, la cosiddetta braunizzazione del grasso. Il grasso bianco è un grasso di tipo infiammatorio, quello gelatinoso, budinoso, granulare.
ricco di citochine. Voi sapete che il grasso è considerato come un organo endocrino che produce sostanze infiammatorie, no? Però se riusciamo a trasformare il grasso bianco in grasso bruno, è molto meno infiammatorio ed è un grasso compatto, tanto C'è per uno intenderci. studio olandese di qualche anno fa che mette a confronto i poteri del freddo con l'ibuprofene. Incredibile, veramente, davvero, sull'effetto antinfiammatorio. Guarda, c'è Monica che scrive una cosa bellissima, grazie del commento. I mitocondri usano il nostro ossigeno, l'attività fisica è importante per la neurogenesi e la neuroplasticità e allunga i nostri telomeri, nonché la nostra longevità. Eh beh, cioè, guarda, noi abbiamo, lo dico sempre nei congressi, noi abbiamo l'età dei nostri mitocondri, noi non abbiamo l'età cronologica, perché anagrafica, diciamo, no? Abbiamo l'età dei nostri mitocondri. I mitocondri noi dobbiamo blandirli, vezzeggiarli, nutrirli, accarezzarli, non dobbiamo insultarli. E come li insultiamo i mitocondri? E i mitocondri vengono insultati con cibo scadente, cibo spazzatura industriale. Lo insultiamo con una sedentarietà, ma anche, attenzione, con una iperattività, un eccesso di attività, perché anche quella può essere deleteria, porta a uno stress ossidativo, attenzione a non esagerare, e lo stress psicofisico. Purtroppo lo stress psicofisico, che è difficile spesso da gestire, porta anche questo a deprimere i nostri mitocondri. Che cos'è che invece stimola la mitocondrio biogenesi? L'attività fisica di tipo ormetico, come ho detto prima, e la restrizione calorica. Quindi anche la restrizione calorica mirata, quindi che ne Certo. so, il digiuno intermittente, un periodo di 5 giorni particolari di restrizione calorica, va a stimolare la mitocondrio biogenesi, perché c'è bisogno di ossigeno. Qui c'è il buon Giorgio che ci ascolta, lui insiste sempre sull'importanza dell'ossigeno, sui donatori di ossigeno, perché si parla sempre di macronutrienti, carboidrati, proteine e grassi, però poi alla fine di ossigeno si parla raramente, ecco, i Esatto, mitocondri poi vivono di ossigeno. Giorgio ha dedicato una vita proprio a questo discorso, al discorso dell'ossigeno, self food e tutto, quindi l'ossigeno è il cardine. Allora, Monica scrive un'altra cosa molto bella, nel senso parla di fluido e calistenico che insegnano la forza unita all'equilibrio. Io faccio tutte le mattine, lo faccio prima, tutte le mattine prima del cardio o del lavoro anaerobico con pesi ed elastici. Ma brava, perché non è da tutti allenare anche la volontà e avere una costanza e un'incrollabile determinazione. Ma No, ma veniamo poi ora a. ha una piena comprensione di quello che è l'allenamento, perché va a prendere il calistenico come un allenamento dove c'è, è vero, la forza, il bello e tutto, ma lo stimolo neurale prima Esatto. dell'allenamento di cardio o del lavoro anaerobico. Per esempio, il lavoro anaerobico con i pesi è molto importante andare a farlo quando c'è già una preattivazione. Monica la fa in questo modo, è eccezionale, deve già un livello particolarmente elevato. Però, diciamo, per chi Non è da volesse tutti. domani mattina dire io cambio la vita, che cosa posso fare, cosa devo fare? Allora, innanzitutto vediamo che cosa bisogna controllare per una salute cardiovascolare. Perché, allora, la pressione arteriosa in primis, perché non dimentichiamo che in Italia c'è un esercito di ipertesi senza neanche a conoscenza del proprio stato di malessere, perché l'ipertensione è considerata anche un male silente e fa Certo. danni, perché l'ipertensione è uno stimolo meccanico poi che può rompere quelle famose placche, eccetera, eccetera. Bisogna controllare la propria frequenza cardiaca, perché la frequenza cardiaca a riposo tende poi con l'età, se uno non è allenato, ad aumentare sempre di più. Un buon allenamento, una frequenza cardiaca di riposo al di sotto di 70, ma addirittura al di sotto di 60 battiti al minuto, addirittura anche 50, diciamo, indica un buono stato di allenamento. Ma che cos'è che indica una buona salute, una buona elasticità dal punto di vista cardiovascolare? Dopo un allenamento intenso è il tempo di ritorno alla propria frequenza cardiaca di base rispetto alla frequenza cardiaca raggiunta al termine dell'allenamento.
C'è una formuletta un po' generica, per carità, cioè poi da prendere un po' con le molle perché dipende dal livello di Guarda, allenamento Francesco, per individuale. rendere la vita semplice, fate un'attività, quando finite vi misurate il battito, aspettate Esatto. 60 secondi e vi riprendete il battito. Guardate la distanza, che ne so, sono a Esatto. 160 e poi dopo un minuto sono a 120, quello dimostra la capacità del tuo cuore di recuperare e poi lo puoi confrontare nel tempo, no? Senza andare lì a fare troppi calcoli. Sì, questa è la cosa più buona, ma che esatto diminuisce drammaticamente con l'età, perché poi purtroppo anche l'età gioca il suo ruolo negativo, è chiaro. Diminuisce il cosiddetto massimo consumo di ossigeno, una formuletta VO2 max. Ecco, questa qua diminuisce drammaticamente con l'età, questa è dovuta a una formula che è la frequenza cardiaca per la gittata sistolica, per la differenza arterovenosa di ossigeno. Questo qua è un dato, un parametro che già con l'età diminuisce, ma attenzione, se uno si allena, questa è una cosa molto interessante, Certo. e continua ad allenarsi, c'è un grafico che io mostro sempre ai congressi, a 70 anni una persona allenata ha la stessa capacità aerobica, cioè lo stesso VO2 max di un soggetto di 25 anni non allenato, quindi praticamente riesce a recuperare quella differenza cronologica allenandosi e ringiovanendo rispetto a uno, immaginando un Certo. po' il potere dell'attività fisica. Non c'è Sul nessun farmaco cardiovascolare. che Poi oggi non parliamo di muscolo, però la stessa cosa avviene sul muscolo con la quantità di è sul ormone. muscolo, sul muscolo e sulla produzione ormonale, perché oggi cioè, parliamo di cardio fitness, ma l'attività fisica di forza riesce a mantenere livelli ormonali anabolici, parliamo di testosterone, parliamo di deidroepiandrosterone, parliamo anche di pregnenolone, un ormone che pochi conoscono, ma è importante per la plasticità neuronale. Ecco, questi ormoni anabolici, che guarda caso derivano tutti dal colesterolo, la cascata steroidea, sono stimolati dall'attività fisica intensa, chiaramente con breve intensa con i pesi. Ma questo magari ne parleremo in un'altra occasione, perché l'attività con i pesi è molto importante proprio per l'equilibrio ormonale, mentre l'attività Francesco, tu aerobica no. hai fatto anche degli esempi sul tuo profilo, andateli a vedere, hai fatto degli esempi classici di queste attività intense e ha fatto anche un bellissimo esempio allora abbiamo parlato di tante cose che hanno a che fare col sistema cardiovascolare, abbiamo parlato di mobilità, abbiamo parlato di muscolo e non abbiamo parlato di riempire l'anima di positività. Eppure hai consigliato un'attività pochi giorni fa, credo una settimana fa, 2 settimane fa, un'attività molto interessante per l'osteoporosi, per contrastare l'osteoporosi e tra le linee guida, ma anche per riempire l'anima. C'è tante persone che hanno freddo da andare fuori, no? Per mantenere il loro sistema cardiovascolare bello attivo. Cosa possono fare in casa per bruciare divertendosi? Eh beh, io ho messo un video che ha avuto molti like di un ballo. Praticamente ho dimostrato che anche il ballo è una bella attività ludica, ricreativa, aerobica. Tra l'altro si lavora anche sull'equilibrio, perché no, anche delle componenti anaerobiche, se uno fa degli scatti, fa delle, diciamo, piccole evoluzioni, Certo. ma soprattutto stimola le endorfine in un momento particolare di tristezza generale. Io faccio tante consulenze, faccio tante visite, e quello che osservo, che mi viene detto quasi universalmente, è questo stato di depressione generale. Quindi cerchiamo di canalizzare la nostra mente guardando oltre, spegniamo un po' il Esatto. televisore, un po' più spesso di altre volte, e cerchiamo di godere a pieno del nostro tempo ora. Come dicevano i latini, hic et nunc, significa qui ed ora.
tutto questo per fare che cosa? Che è un po' il tuo grido di battaglia, c'è sul tuo sito questa bellissima frase che è presa dal film Il Gladiatore, no? In fin dei conti dobbiamo tutti morire, purtroppo non possiamo scegliere in che modo, ma possiamo decidere come andare incontro alla fine per poter essere ricordati da uomini. Esatto, questo E qua è poi il mio una cosa, credo. no, guarda, mi ha molto inorgoglito il fatto del video del ballo, adesso io, a prescindere dalla bellezza del video altro, ma del fatto che io, più di un annetto, che circa un annetto e mezzo, che io ho trovato questo escamotage per il discorso dell'osteoporosi, per creare quell'effetto, no? Quell'effetto piezoelettrico, quell'effetto sull'osso, tramite il ballo, nei soggetti che logicamente arriva l'inverno, non hanno tanta voglia di andare fuori, si impigriscono un pochettino. Allora, tra queste linee guida c'era il ballo. E allora io ho provato a sperimentare questa cosa su di loro, ottenendo dei grandi risultati perché, insomma, in 20 minuti va a calare, 20-30 minuti cala anche la percezione dello sforzo che puoi avere facendo una camminata che magari ti può risultare noiosa. Cioè, il ballo, magari una musica che ti piace. E ho trovato dei feedback fantastici, perché? Perché agisce, come dici tu, anche sulle nostre emozioni, sulla positività, no? Vivere tutto in maniera positiva. Poi, se c'è Giorgio che ci ascolta, quando parliamo di emozioni positive, ci viene in mente poi Spaggiari, ci viene in mente, no, la biorisonanza, ci viene in mente tutto il discorso legato a quello che accade, no? Con le emozioni, l'ossitocina e tutto. Quindi, vuoi Certo. aggiungere ancora qualcosa, Francesco? Ma allora io voglio aggiungere questa frase a completamento, no? Che ognuno di noi è artefice del nostro destino. Certamente esiste il fattore C, il fattore casuale, no? Chiamatelo come volete, l'imponderabile. Però l'aspetto epigenetico, così faccio contento anche Giorgio, è fondamentale. Noi non siamo schiavi dei nostri geni, dei nostri polimorfismi genetici. Certo. Dobbiamo cercare con il nostro stile di vita, di condizionare l'invecchiamento, fare il più possibile. È chiaro che la guerra alla fine verrà persa, non saremmo eterni, ma come dicevi giustamente tu, è molto importante cercare di arrivare fino all'ultimo dei nostri giorni, non dico in perfetta salute, ma almeno in autosufficienza. E cerchiamo di non essere questo terribile aggettivo che ci viene sempre ricordato tutti i giorni, cerchiamo di non essere fragili. Ecco, perché Esatto. ormai questo aggettivo c'è una così, viene un po' abusato leggermente, no? Guarda, C'è noi chi. abbiamo toccato tutto tranne il sistema immunitario, ma sappiamo benissimo che questa è la Ecco. strada per alzare le difese immunitarie in maniera Certo, naturale, senza xenobiosi, per migliorare tutto. l'efficienza, esatto, migliorare Esatto. l'efficienza del sistema immunitario e ricordatevi che i soggetti tristi, soggetti paurosi, soggetti terrorizzati hanno un sistema immunitario sicuramente meno efficiente. Quindi il riso, adesso dirò una cosa che sembrerà strana, ma ridere, scherzare, cercare comunque di allontanare, ove possibile, i pensieri negativi, migliora anche l'efficienza del sistema immunitario. Sta benissimo che lo stress riduce il sistema immunitario, tant'è vero che per esempio, dermatite seborroica, oppure l'herpes simplex, spesso subentrano quando c'è un abbassamento delle difese immunitarie in occasione di uno stress. Quindi questa è la dimostrazione Esatto, più palese. Quindi. o di un evento particolarmente cattivo, particolarmente tosto. Allora, volevo Esatto. anche ricordare alle persone, perché c'è qualcuno che segue anche i nostri percorsi qua, che domani sera ci sarà l'incontro. Noi, devi sapere, Francesco, facciamo un incontro al mese di gruppo sull'argomento in pieno confronto, cioè ci confrontiamo tra di noi. Domani sera su Zoom facciamo il nostro incontro su come ripartire i pasti, ok? Come ripartire i pasti, volevo ricordarlo un po' a tutti, no? Allora, Maria Rosa ci saluta, Monica poi aggiunge ancora con la costanza, il corpo risponde sempre tutti i giorni, il nostro corpo è 5 volte più catabolico che anabolico, vuole risparmiare energia e quindi dobbiamo tutti muoverci. Ah beh, Oh, sì, guarda, certo. c'è qualcuno per te, grande dottore, io sono fortunata, l'ho sposato.
Bravissima Sara, ti conoscerò poi un giorno, magari a uno dei corsi di Francesco che se avrò tempo frequenterò perché avrò sempre grande piacere. Allora, direi che ci siamo, i concetti base li abbiamo dati. Io quello che dico, ti do una piccola cosa che do all'interno dei percorsi, no? Io ho detto l'ultima volta, quando ho parlato con una persona, ho detto non hai tempo, ho solo 5 minuti. Non è importante, la mattina ti svegli 5 minuti per dare un boost alla tua giornata, salta, fai qualunque cosa. C'è una persona, credetemi, che si è comprato il tappeto elastico piccolino, ci salta 5 minuti la mattina, stop, e la sua giornata cambia proprio perché questa onta, questo sangue, no, che si sposta da su e giù, ti dà la possibilità di iniziare la giornata con grinta e con felicità. Quindi questo è quello che Hai volevo detto bene dire. e volevo concludere dicendo che a volte io dimostro ai miei pazienti scettici che dicono: ma io sono in casa, non so come fare. Benissimo, mi alzo in piedi dalla sedia e mi metto a saltare sul posto e dico: guardi, adesso le dimostro che io in nemmeno 1 metro quadrato posso correre, e inizio a fare la marcia e la corsa sul posto e dico: vede, se uno vuole può anche correre senza uscire e senza fare Certo, chissà che cosa. E quindi anche quella è certo. un'attività. Io do anche, ecco, brava Monica, dice, io uso il trampolino elastico, proprio quello che dicevo io, addirittura per eliminare questo benedetto mal di schiena, a volte basta fare tre esercizi 3 volte al giorno, qualche minuto, sei in ufficio, ti abbassi e ti alzi 20 volte. Cioè, ricordatevi che la colonna è fatta sia per estendersi sia per flettersi, ma fatelo in modo ripetuto che ossigenate i dischi intervertebrali. Basta che vi muovete, fate quello che volete, ma basta che vi muovete. Francesco, come sempre, per me è una chiacchierata piacevole tra amici questa, diventa sempre un sapore diverso. Grazie a tutti voi che avete partecipato. Grazie a Allora, voi, grazie vi a te. mando il video o cosa mangiare per perdere peso la sera a 50 anni. Oh mamma mia, in realtà ve lo dico però nel video, ve lo dico però nel video di venerdì, ok? Sara, sì, guarda, io avrei piacere davvero a partecipare, se io riesco a trovare tempo ho proprio piacere perché è una 2 giorni, secondo me, fantastica quella con Francesco. Tra l'altro il trampolino aiuta il cuore a pompare meglio senza sentire fatica, infatti ricordatevi che c'è anche la spinta del piede, no? Sul ritorno venoso che vi dà una grande mano. Grazie a tutti di aver partecipato, grazie Francesco, grazie a tutti voi. Grazie a tutti, Ci buona vediamo serata. venerdì con il video. Monica, grande partecipazione, aumenta il metabolismo alla grande. Chi fa sport ha una marcia in più, non so perché, hanno una marcia in più tutti. Grazie e alla prossima. Ciao.